Io innanzitutto vi chiedo scusa se mi ci metto pure io con questi politici a rubarvi del tempo dagli affetti domestici. Cercherò di essere brevissimo perché il mio intervento vuole essere soprattutto un saluto a tutti voi, un abbraccio, perché mi commuovete, perché io vi sono stato vicino per 45 anni e non dovevo essere insultato in quella maniera. Partecipazione a questo incontro, ma vuole essere questo mio intervento, anche seppur superfluo, l'annuncio della mia candidatura nella lista civica Campia San Giorgio, nella quale è candidato a sindaco il nostro concittadino Modesto Della Rosa. Che per le sue innate qualità politiche e organizzative, per le sue esperienze istituzionali e amministrative acquisite nel tempo, per le proposte di scelte decisivi per la vita del paese, egli si pone come efficace risposta ai problemi del nostro paese. Egli è sostenuto, coadiuvato da tutti i componenti della lista, donne e uomini maturi, esperti, operosi, entusiasti, sensibili e attenti alle problematiche della loro terra. Ad essi io non risparmierò il conforto della mia lunga esperienza umana e professionale, maturata in tutti questi anni accanto alla popolazione di San Giorgio e non solo di San Giorgio. Cari amici, saremo concordi e ci impegneremo con fermezza per realizzare quel rinnovamento di cui il paese ha bisogno e che voi da tempo sollecitate. Fare di me una presentazione dopo tanti anni di vicinanza, direi a ciascuno di voi, lo ritengo superfluo, ma contingenze non volute impongono qualche mia precisazione. Sono fiero e orgoglioso di essere da 43 anni cittadino di San Giorgio, cittadina operosa, cittadina avanzata, da cui molto ricevuto in termini soprattutto di stima e di benevolenza. Ma sono altrettanto legato al mio paese di origine, Umile,
ma non secondo a nessuno dei paesi vicini per lo sviluppo sociale, culturale ed economico. E chi ha dato alla società uomini di cultura e valenti professionisti. E in questa occasione mi piace rivolgere un pensiero riverente a Don Peppino Lavalle, noto storico delle comunità locali, che molto ha contribuito alla mia formazione culturale e morale, e al professor Dante Costanzo, docente all'Università della Sapienza di Roma, insegno ortopedico, di cui mi faccio onore di essere stato, sia pure in breve tempo, suo discepolo, perché è stato il mio punto di riferimento durante l'esercizio della mia professione, e molti di voi hanno avuto le attenzioni da questo grande ortopedico. A San Giorgio Aliri, quindi nel lontano 1966. Dopo essermi formato nell'Università di Napoli, dopo aver conseguito decisive esperienze professionali presso l'ospedale Nuovo Laredo di Napoli, dopo essere stato per 3 anni nel vicino ospedale di Pontecorvo come medico chirurgo di ruolo, non impedituccia che viene dalla comunità del Regno Unito della Cecilia. Dopo essere stato il grande assistente, dicevo, all'ospedale di Pontecorvo, dopo aver conseguito la specializzazione in pediatria presso l'Università di Siena, allora solo fui nominato medico condotto interino dall'amministrazione comunale presieduta da Achille Migliorelli, ringrazio per la stima. Ma a San Giorgio sono rimasto come medico condotto ufficiale sanitario di ruolo per aver vinto regolare concorso indetto dal medico provinciale. Come ho operato fra voi non sta a me giudicare, ne hanno piena coscienza 3 generazioni, ne hanno piena coscienza 3 generazioni. 3 generazioni di nostri concittadini, e sarete tutti voi a valutarlo. Preciso anche in modo brevissimo, e non vi ritornerò più, perché non intendo raccogliere provocazioni, che la mia partecipazione a questa campagna elettorale, sollecitata e voluta da molti di voi anche qui presenti, non è e non può essere finalizzata alla risoluzione dei miei legittimi interessi personali. Essi infatti sono stati da tempo affidati alla magistratura, in cui io ho piena fiducia. Essa se ne sta occupando con rigore, con tutti i mezzi previsti dalla legge, cosa che purtroppo avrà contribuito ad accendere qualche animo che ha scelto me come primo bersaglio. Essendo io il candidato più anziano, l'amico Codesto ha detto giovane, magari. E senti il candidato più anziano di tutti i componenti delle liste concorrenti, mi permetto di invitare tutti, dico tutti, a condurre una campagna elettorale
sull'onta della moderazione, sull'onta della correttezza, sull'onda del rispetto, sull'onda della realtà, sull'onda del confronto democratico. A voi tutti i concittadini, io non chiedo il consenso, perché se lo facessi metterei in dubbio la fiducia che avete riposto in me per quasi 50 anni. Grazie.